Ringrazio e ringrazio soprattutto Jean-Luc Mélenchon per le sue parole e per l'entusiasmo che ci porta oggi. Noi già entusiasmo ne abbiamo tanto, e siamo sicuri davvero che, come lui ci ha detto e ci ha augurato, vinceremo e governeremo il cambiamento del paese e il cambiamento dell'Italia. Lo dico perché lo so. So che viviamo in un momento difficile e drammatico dell'Italia e dell'Europa. Una crisi che non è, ha ragione Jean-Luc, non è una crisi passeggera, è una crisi di sistema. È una crisi di sistema che ha bisogno non di interventi tampone, tantomeno quella politica di austerity al servizio del potere bancario e finanziario che Monti ha imposto al popolo italiano, come è stato imposto dal potere bancario e finanziario al popolo europeo. Di fronte a una crisi di sistema, noi abbiamo bisogno di un cambiamento del sistema, abbiamo bisogno di una rivoluzione. Ed è per questo che noi ci chiamiamo rivoluzione civile, perché siamo dei rivoluzionari, siamo dei cittadini rivoluzionari, dei cittadini che vogliono portare avanti questa rivoluzione, che è una rivoluzione pacifica, ma è una rivoluzione agguerrita. Una rivoluzione agguerrita di cittadini indignati, perché hanno sete di quella giustizia e di quella eguaglianza che è stata negata fino ad oggi, e noi la vogliamo. E per farla non basta, anche se è importante, gridare la nostra indignazione, la nostra rabbia, la nostra voglia di cambiamento. Noi dobbiamo mettere in atto una proposta politica concreta, ma appunto rivoluzionaria. Per questo, proprio perché noi teniamo lo sguardo alto e guardiamo lontano, sappiamo bene che una rivoluzione vera, una rivoluzione di sistema, non si può realizzare soltanto guardando l'Italia, guardando queste imminenti elezioni politiche. Queste sono fondamentali, dobbiamo vincere, dobbiamo andare in Parlamento per essere tanti, perché solo in tanti si fa la rivoluzione. Però dobbiamo guardarci intorno, dobbiamo guardare l'Europa e il mondo. Ecco perché credo che l'iniziativa del Partito di Rifondazione Comunista, che ha aderito alla proposta e al progetto di rivoluzione civile, oggi l'iniziativa di oggi sia di straordinaria importanza. Stare qui con Jean-Luc Mélenchon sentendo la sua analisi e la sua proposta, capiamo che non siamo soli, che siamo dentro a una proposta politica che va ben al di là dell'Italia, che guarda l'Europa e lei guarda il mondo. Ma è bene che ce lo ricordiamo quotidianamente. Le cose si cambiano partendo dal basso, ma creando alleanze e solidarietà sovranazionali. Noi vogliamo stare con il nostro movimento dentro un movimento che sia internazionale, un movimento dei popoli per la giustizia, la solidarietà, contro lo strapotere dei poteri, quelli
sovranazionali del potere finanziario, bancario e delle multinazionali che stanno strozzando l'economia in nome di quel neoliberismo che è il disastro del mondo di oggi. Questa constatazione semplice e lucida che costituisce la base, direi il presupposto, il DNA della nostra neonatalista, che però fatemelo dire, io lo chiamo già il nostro neonato movimento, perché sono convinto che la rivoluzione civile inizia dalle prossime elezioni politiche, non finisce con le prossime elezioni politiche. E proprio perché sono convinto che le elezioni politiche imminenti, dove vinceremo, io sono convinto davvero che noi vinceremo queste elezioni, e noi vinceremo queste elezioni perché costringeremo chi fa finta di essere di sinistra di ricordarsi di avere un patrimonio ideale e politico di sinistra, e che lo ricorderemo solo con la forza dei nostri uomini, dei nostri deputati e dei nostri senatori. Proprio perché queste prossime elezioni politiche sono solo la prima tappa della nostra rivoluzione, credo che oggi sia anche un momento importante e storico. Io metto assieme due fatti che sono accaduti oggi, apparentemente scollegati, che invece sono sintomatici di quello che sta accadendo, di questa nostra neonata rivoluzione civile che già ha imparato non solo a camminare ma anche a correre. Stamattina abbiamo fatto un'importante conferenza stampa, una conferenza stampa dove, dimostrazione che la rivoluzione civile ha le porte aperte, abbiamo accolto il primo gruppo, un gruppo consistente di SEL che sta abbandonando quel partito che, non lo dico io, l'hanno detto gli amici e compagni di SEL che hanno partecipato alla conferenza stampa, quel partito che loro hanno detto essere un partito ormai morto, perché SEL è un partito che non ha futuro. Mi dispiace per il mio amico Ricky Vendola, ma in queste condizioni quel partito non ha futuro. Per essere inserito un partito che dice di essere di sinistra in una coalizione che corre verso l'abbraccio mortale con Monti, che è il nemico della sinistra. Bravo. Allora dico, il fatto che si stiano ingrossando le file di coloro i quali entrano nella casa di rivoluzione civile provenendo dalle profonde delusioni che questi uomini di sinistra, questi uomini e queste donne di sinistra hanno trovato e incontrano nei loro partiti, a cominciare da SEL, credo e sia chiaro, noi non facciamo campagna acquisti con nessuno, non abbiamo sollecitato in alcun modo gli amici e compagni di SEL per venire da noi, e anzi credo che sia un fatto unico. Io non sono non ho mai fatto politica attiva, quindi chiedo a Paolo Ferrero conferma, ma la mia sensazione è che sia così, un caso unico di un esodo così massiccio da un partito non prima che si formassero le liste e quindi a caccia di posti nelle nostre liste, ma dopo che le liste
rivoluzione civile e la genuinità di queste nuovi, di questi nuovi arrivi, un caso senza precedenti, perché rivoluzione civile è un caso politico senza precedenti nella storia del nostro paese. Bene, allora, questo fatto è il primo fatto storico avvenuto oggi. Il secondo credo che sia questo. Quest'aula, questa sala così gremita per sentire Jean-Luc Mélenchon, però ovviamente soprattutto per portare il saluto a Jean-Luc Mélenchon e per consacrare con questo incontro che rivoluzione civile non è una accozzaglia di sigle e di anime, ma è un movimento che cresce e che è già capace nel giro di un mese di guardare verso l'Europa dentro un movimento e un obiettivo che diventi europeo e non soltanto italiano. Perché il problema grave, drammatico della crisi finanziaria è un problema che, come dicevamo, non possiamo e non si può risolvere con interventi microeconomici, ma con interventi macroeconomici. L'intervento macroeconomico numero uno è rinegoziare il fiscal compact, il nostro obiettivo primario, che sappiamo non essere uno scherzo, sappiamo non essere facile, sappiamo non essere una passeggiata, ma noi siamo ambiziosi, noi, come dicevo, teniamo la testa alta e guardiamo lontano, ed è per questo, proprio per questa ragione, proprio perché guardiamo lontano e capiamo che soltanto inserendosi in un movimento sovranazionale si possono creare i rapporti di forza per raggiungere l'obiettivo effettivo di rinegoziazione del fiscal compact. Dico allora, e chiudo, dico allora a Jean-Luc Mélenchon, come avevo detto appena tornato a Guatemala per assumere il mio incarico, dissi allora con quell'appello manifesto: io ci sto. Oggi, dopo un mese, siamo in grado di dire: noi ci stiamo, caro Jean-Luc Mélenchon, noi siamo pronti a creare le condizioni politiche, le condizioni politiche perché l'Italia si faccia interprete e capofila di una alleanza trasversale per rinegoziare davvero il fiscal compact a livello europeo e così